Allora, io mi chiamo Loredana Gabrieli e sono responsabile della sezione podistica della Polisportiva Nuova Ronchese. Polisportiva che appunto oltre alla sezione podistica vede anche la sezione pallavolo, poi c'è la sezione danza e altri corsi per adulti. Come sezione podistica, insomma, siamo un gruppo che andiamo sostanzialmente tutte le domeniche a correre o camminare qua nei dintorni o nelle corse organizzate oppure andiamo anche per conto nostro facendo degli allenamenti in gruppo. Ognuno poi ha il suo passo, c'è chi corre, c'è chi cammina. Ah, ciao, sono Terzoli Emil, sono il capogruppo degli Alpini di Ronco Brigantino. Siamo un'associazione d'arma, per il comune facciamo volontariato. Le cose principali aiutiamo dove, quando ci chiedono, dove hanno bisogno, andiamo a dare una mano. Per quanto riguarda il comune, prestiamo ad esempio servizio quando nevica, come pulizia strade. Se facciamo il servizio pulizia facciate comunali quando rimbrattano, abbiamo la nostra associazione parallela che è l'Alpina, che seguiamo l'intera isola ecologica, la piattaforma ecologica tra Ronco e Carnate. Allora, io sono Federica Manzato, lavoro giù in oratorio con i ragazzi, sono animatore, educatore, faccio anche spettacoli teatrali, sono regista e lavoro da parecchi anni nell'ambito oratoriano. Ora, mi chiamo Cesare Giuseppe, faccio parte della Polisportiva Nuova Ronchese e nello specifico mi occupo del settore calcio del CSI. Siamo due squadre, una che seguo io direttamente e un'altra che ha un altro responsabile che si chiama Roberto. Allora, noi facciamo parte del corpo musicale Giuseppe Verdi di Ronco Brigantino, classica banda del paese, insomma. Noi due, vabbè, io sono vice maestro, presidente, archivista, musicante e musicante. Per cui Chiara, Cinzia, Luca e Nando. Siamo una quarantina di persone, quindi un gruppo abbastanza numeroso per un paese come il nostro, anche se molte persone sono dai paesi vicini, per cui di Ronco in effetti saremo una ventina. 25, gli altri vengono tutti dai paesi vicini. Buonasera, io sono Stefano e da circa 3 anni faccio parte della Polisportiva Nuova Ronchese, sono il responsabile volley e abbiamo preso in mano un settore che stava pian piano morendo qua a Ronco, con fatica ma anche con varie soddisfazioni siamo riusciti a ricreare quello che una volta poteva essere il settore volley della Nuova Ronchese. Siamo partiti più che altro da una programmazione che va al di là del singolo anno, perché tutto quello che può essere creato in un frangente di tempo limitato sicuramente non ha sviluppi futuri. Quindi pensiamo che una programmazione pluriennale possa essere la cosa migliore per poter crescere il settore volley della Nuova Ronchese. Ok, io sono Nicola Natale e sono il presidente dell'associazione della fabbrica delle idee di Ronco Brigantino. Tra l'altro, quest'anno cade proprio l'anniversario della Fabbrica delle Idee, che sono 10 anni di attività che siamo qui sul territorio. E la Fabbrica delle Idee si occupa principalmente di teatro e danza. Organizziamo rassegne teatrali presso il Cineteatro di Pio XII di Ronco Brigantino. Dopo organizziamo anche laboratori teatrali, laboratori di danza che vanno dai bambini dai 6-7 anni fino a 90 anni. Insomma, teatro lo può fare chiunque, chi vuole, chi ha voglia, chi ha tempo di fare teatro, chi ha passione poi per fare questo tipo di attività, che poi è un divertimento e poi soprattutto il teatro vuol dire conoscersi, mettersi in gioco spesso e volentieri, e poi sul teatro uno può, una volta che si sale sul palcoscenico, può dire, può fare quello che vuole, cosa che nella vita quotidiana uno non lo può fare, quindi è il momento giusto per poterlo fare, cioè se uno
Poi anche sul palcoscenico si può dire di tutto, chiaramente rispettando delle regole, insomma, che sono le regole di comune convivenza con gli altri e di rispetto soprattutto degli altri. Ciao a tutti, mi chiamo Noemi, sono l'insegnante della Polisportiva Nuova Ronchiede, ne faccio parte da ormai ben 3 anni, ne sono molto lieta e onorata, poiché è un'associazione che non ha limiti, propone corsi per tutte le età, per tutte le generazioni. Io mi occupo di hip hop per i bambini dai 6 ai 14 anni e di fitness come gag e zumba per gli adolescenti e adulti. Sono corsi completamente differenti tra loro, ma hanno molte similitudini in quanto sono discipline molto energiche, molto potenti, nel quale è obbligatorio divertirsi. Allora, io sono Salvatore Pesana, non sono nativo di Ronco, ma ormai sono 40 anni che vivo a Ronco e dal 2000, assieme a altri 7, diciamo, temerari come me, abbiamo fondato questa associazione, che è la Soletandem, Associazione Volontari Ronchesi. Ci occupiamo principalmente nel campo sociale del trasporto dei minori, dei disabili e degli anziani, eventualmente tutte quelle persone che si rivolgono agli assistenti sociali e a cui, diciamo, gli assistenti sociali valutano se necessitano di supporto. Noi ci occupiamo principalmente del trasporto, li portiamo in centri diurni, li portiamo nei centri di diagnostica e di cura, cioè tutto quanto hanno bisogno, non a livello personale, perché evitiamo di inserirci a livello personale, però tutto quanto riguarda il sociale siamo disponibili a farlo. Non tantissimo, so che c'è questo piano, in passato quando mio figlio era un pochettino più dentro sapevo qualcosa in più, ora non molto, se devo essere sincero non molto. Ne ho sentito parlare. So che organizzate varie cose, sono i ragazzi che vengono qui, che si organizzano giochi, sempre sul quando partecipavano i miei figli, ecco, perfetto. Poi se adesso voi, ovviamente non c'eravate voi, c'erano altre persone, se poi avete portato avanti gli stessi progetti. Ne ho sentito parlare recentemente, più che altro a livello di sigla e così, di qualche notizia, insomma. Mi aveva incuriosito la sigla perché era una sigla strana che non mi rimane mai in testa. Però in modo approfondito non ho idea di che cosa si tratta nello specifico. Dal nome sicuramente un progetto che riguarda i giovani e magari non solo i giovani di Ronco Briantino, ma anche quelli dei paesi limitrofi, comunque qualcosa che possa riguardare un po' i giovani della zona, ecco. No, io sinceramente no. Un'organizzazione dei giovani per volontariato sul territorio. Sì, ho sentito parlare di questo centro di aggregazione giovani, però non ho mai, cioè non avendo figli, personalmente non ho mai frequentato. Beh, a Ronco manca, cioè per i ragazzi secondo me non c'è nulla. Un punto di ritrovo alla sera, non c'è nessun locale aperto se non qualche sera il bar dell'oratorio. Secondo me hanno bisogno di tutto e di niente, perché nel senso che non sai mai cosa fare, se sono interessate meno da parte nostra. Vediamo che quando anche organizzavamo qualcosa non c'era molto interesse da parte dei ragazzi, non so più cosa vogliono questi ragazzi, insomma. Ma di proposte ne hanno veramente tante, hanno bisogno forse di credere nelle proposte. Secondo me, in primis, è proprio il discorso che facciamo prima, no? Del lavoro, quindi dargli comunque un'occupazione, perché come dicevamo prima c'è tanta gente a casa, in giro, per cui è difficile poi avere un futuro, no?
come diceva prima Nando, l'acqua, cosa che hai detto? L'acqua quando è ferma, quindi questa cosa è infatti. Per cui in primis secondo me è proprio un discorso lavorativo, quindi aiutarli, stimolarli su questa, dargli delle indicazioni su queste, su questo tema principale, ecco. Per far partecipare, diciamo, un target di età del genere, sicuramente ci dovrebbe essere più collaborazione da parte magari della scuola, quindi non dico di arrivare all'estremo americano, di avere la squadra dentro alla scuola, però che si possa creare una sorta di collaborazione tra la scuola, quindi tutte le bambine che ci sono in terza elementare, quarta elementare, portarle piano piano ad avvicinarsi allo sport nel proprio paese. Adesso, secondo me, la cosa più importante è un punto di ritrovo. Se ci fosse un centro sempre aperto in cui, diciamo, ci sono le persone con cui dialogare, sarebbe una cosa molto più importante. Una birreria. Qualcosa che sta aperto la sera, perché... Un campo da gioco tipo di tennis, per giocare a tennis oppure per andare sullo skate, o lo skate. Per me a Ronco servirebbe una gelateria, perché un po' di anni passati c'era, però poi ha chiuso e quindi d'estate magari bisogna andare fino a Carnate o comunque a Bernareggio per mangiare il gelato. Io ho una cucina a scuola, sarebbe bello come laboratorio, o se no un'associazione che si fa i compiti insieme con gli amici. Un bar dove c'è sempre aperto il pomeriggio. Perché come noi che usciamo al pomeriggio è sempre cioè, tutto chiuso, dobbiamo andare magari a Sisa o da boh, alle macchinette e non c'è mai quello che vogliamo. O se no anche tipo degli spazi più belli da giocare. A me piacerebbe avere tipo un campetto chiuso per praticare qualsiasi sport, perché per esempio a me piace il pattinaggio, ma ci sono campetti solo aperti che non vanno bene e infatti sta sempre in casa a girare e poi mi piacerebbe avere anche una pizzeria qui dove poter uscire con gli amici e andare vicino. A me piacerebbe avere oltre a una gelateria una pizzeria quando magari vogliamo uscire la sera. Oltre a questo vorrei avere per esempio un campetto dove giocare a pallavolo o altri sport, oppure avere dei corsi di musica per chi ama suonare qualsiasi tipo di strumento, oppure per chi vuole imparare al di fuori della scuola varie lingue, avere un corso che te lo permette. A scuola fare dei corsi di cucina oppure di altro genere e non avere sempre gli spazi limitati e decisi dai professori, oppure mi piacerebbe tanto fare una festa di fine anno, soprattutto perché sono in terza media, quindi l'anno prossimo non sarò più alle medie, e non avere troppe regole e provare a fare a fine anno qualcosa che vogliamo anche noi. Io vorrei avere più spazio verde, perché qua a scuola non c'è molto spazio, quindi più di casa, di cemento, e vorrei che ci sia più spazio verde per i ragazzi soprattutto, quando tipo giocare insieme c'è poco spazio. Teatro, tipo fuori alla scuola dove fa tipo fare, per chi vuole, tipo c'è fare l'attore, un posto per fare teatro, Anche luoghi di ritrovo magari per riuscire a fare tutti insieme qualcosa e magari anche quando usciamo da scuola cioè magari un luogo di ritrovo come dei giochi, magari tipo un po' più di libertà. Dovrebbe avere più scelta nei laboratori di scuola, come ad esempio per chi piace cucinare, laboratorio di cucina, per chi piace fare arte, laboratorio di pittura o di musica. E poi piacerebbe anche avere di fuori dalla scuola dei corsi dove noi ragazzi ci ritroviamo per giocare a quello che vogliamo. A me piacerebbe avere dei campi aperti tipo da calcio o da pallavolo e non chiusi, perché poi come il campetto che c'è di fronte alla scuola, se è chiuso poi viene distrutto e tutto male per entrarci, quindi più apertura
e anche magari dei corsi di cucina, pittura qui a scuola. Mi piacerebbe che la scuola, visto che abbiamo una palestra dotata di campo da calcio, facesse magari dei tornei durante l'anno o dei laboratori, quindi quelli che vogliono fare una determinata cosa, ad esempio non so, un torneo di calcio, di pallavolo o qualsiasi altro sport, si farebbe come laboratorio e tutti i bambini che lo vogliono fare lo fanno. Per i Triple Sette ricorre la 20ª edizione, quindi vorremmo fare qualcosa di... cioè vorremmo fare noi edizione col botto, cioè nel senso qualcosa di un po' bella. Sicuramente vogliamo cambiare i percorsi, questo prevede magari un giro di perlustrazione dei dintorni, piuttosto che ci teniamo a portare la gente nei sentieri, nei posti di ronco puliti, per cui qualche settimana prima noi facciamo il giro dei percorsi e puliamo, per cui questo potrebbe essere una sorta di parte ecologica proprio per appassionarci al territorio che viviamo. Quella domenica abbiamo bisogno, cioè i ragazzi potrebbero stare a un ristoro, gestire loro un ristoro, magari se c'è qualcuno che suona, che vuol portare della musica, cioè fare anche oltre, è importante che ci assicurano il ristoro, però se nel frattempo vogliono anche lietare le persone che passano con della musica, potrebbe essere. La parte scenografica, noi abbiamo ancora con 5 anni fa un murale fatto con un telo così con scritto Triple Sette, però 20ª edizione, l'anno scorso non l'abbiamo usato perché pioveva, che era una meraviglia, 20ª edizione si potrebbe fare qualcosa di nuovo, magari su un pannello, insomma anche questo potrebbe essere una cosa, insomma potrebbero esserci questi, diciamo che sono le cose che potrebbero dare una mano, insomma. E la collaborazione penso sia più che importante, perché più siamo a lavorare per loro, anche noi grandi, noi adulti. A me quello che viene in mente sono più che altro magari i tornei, cioè legati al mondo volley, i tornei che soprattutto magari nella parte estiva, visto che comunque le strutture possiamo trovarle o ci sono o possiamo realizzarle. Quindi penso all'oratorio per gli spazi aperti che ha, collaborazioni comunque con voi, con la polisportiva, con tutto diciamo lo sport che è questo mondo dentro la polisportiva, comunque tornei portano gente giovane solitamente. Beh, noi principalmente i giovani ci mancano, noi l'associazione, come ho detto, tutta un'associazione d'arma, l'arma è la naia, non c'è più e non abbiamo più riciclo di iscritti. Si può trovare benissimo, trovare qualcosa per collaborare insieme. Vabbè, se nel limite del possibile della disponibilità, sì. Pensandoci magari qualche idea viene fuori, anche perché come ripeto i miei figli sono grandi, magari sentendo anche qualche altro membro dell'associazione genitori che i bambini più piccoli, magari si riesce a tirare fuori qualcosa. Se in caga avesse, cioè come dice, cioè come quando si parlava di automezzi, abbiamo gli automezzi e in convenzione c'è anche il pulmino scudo, che secondo la convenzione è a disposizione per eventualmente utilizzo delle associazioni ronchesi per fini statutari. Altre idee si possono eventualmente studiare insieme. Comunque, ripeto, noi siamo apertissimi ad altre soluzioni e a collaborazione.